Altra polemica è quella dei medici per quanto riguarda ACI e i parcheggi, come replica la lettera aperta del Presidente? Beh, anche qui i medici che segnalano il giorno dopo che sono entrati in area C non pagano. I medici che segnalano, che chiedono il parcheggio laddove hanno il loro studio, non pagano, cioè possono parcheggiare, quindi di nuovo. Le polemiche sono continue tante, però non mi pare che stiamo discriminando proprio nessuno. L'altro giorno i comitati dei ciclisti hanno fatto una grossa protesta, voi dite a causa delle nuove regole del codice della strada, insomma del Ministero dei Trasporti, ci sono un po' di rallentamenti nel costruire tante piste ciclabili che erano invece in cronoprogramma. Quindi secondo lei quali possono essere i tempi? Avete sentito il Ministero? Stiamo discutendo in continuazione col Ministero. È chiaro che il tema c'è, è chiaro che il numero di macchine a Milano si sta riducendo molto lentamente e per cui dobbiamo pensare a qualcosa che rafforzi la possibilità di cambiare i sistemi di mobilità, ma tutto questo un po' cozza con il codice della strada, quindi è una discussione lunga. Noi andremo avanti per la nostra strada, sì, certo, i tempi a volte non sono quelli previsti. Milano è una città difficile perché ha strade strette, non è la tipica città moderna con strade larghe che permettono la circolazione di tutti, però dobbiamo fare i conti con la realtà. Credete troverete un accordo su quelle piste tracciate con la linea per terra? Le piste tracciate con la linea sono così in tutta Europa, cioè è chiaro che le piste col cordolo saranno sempre una minoranza. Perché, ripeto, le strade sono strette, ma anche laddove sono larghe, prendete Parigi, Londra, per chi visita ogni tanto queste città, sono quasi tutte tracciate.